Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico, anche questa dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo rapidamente della generazione Power Mac G1, ossia quella generazione di computer basati sulla CPU PPC RISC-V601. Fu tutto hardware di rottura perché dalla numerosa e variegata famiglia di microprocessori della famiglia 68000, tutti CISC, l'Apple passò alla filosofia RISC. I microprocessori RISC furono costruiti dal consorzio IBM Motorola Apple e furono pensati per opporsi commercialmente all'architettura CISC di Intel ed AMD e poi Cirix, la quale poi chiusesi perdendosi per strada. In descrizione di questo video il link ad Every Mac, dove trovate tutte le specifiche dei Power Mac G1 mescolate assieme ai G2. I G1 appunto li riconoscete dalla presenza del microprocessore PPC 600. I Power Mac G1 sono macchine vecchie, difficili da trovare, i loro proprietari avranno sicuramente upgradato i sistemi a G2 oppure a G3 e poi successivamente a G4, G5 oppure direttamente a Macintosh Intel. Quindi i Power Mac G1 sono macchine che oggi avranno le tastiere guaste, drive da 1,44 malfunzionanti, hard disk prossimi a collassare, alimentatori prossimi ad incendiarsi. Anche se obiettivamente i Macintosh G1 rappresentano hardware di rottura tecnologica ed hanno un interesse storico, il mio consiglio è di starne fuori da queste macchine che appunto saranno vecchie, e se non avete tempo, conoscenze, know-how, pezzi di ricambio, strumenti e un luogo sicuro dove, diciamo, destinare a queste macchine tanto tempo per ripararli, è tutto hardware che poi alla fine della fiera vi darà un sacco di grane. E sinceramente, per rappresentare la generazione PPC è meglio partire da una collezione che parta direttamente dalla generazione G2 e poi G3, che sono anche le macchine più vendute e molto più efficienti della generazione dei Macintosh G1. Detto questo, sappiate che il primo Power Mac con CPU PPC RISC fu il Power Mac 6100, un Mac tradizionale desktop di colore beige, dotato di CD-ROM. Mentre l'ultimo Power Macintosh dei Moicani della generazione G1, che è anche il più potente per la serie dei microprocessori G1, fu il Mac 8200, modello Tower di colore beige. Il case dell'8200 non brillava proprio per razionalità nella disposizione d'accesso, infatti questa serie di case fu reingegnerizzata e poi successivamente fu proposta nella linea dei Mini Tower G3, il cui case era ben ingegnerizzato, cambiò di colore e fu anche, diciamo, utilizzato per la generazione dei G3 Blue and White. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!